Sono Sabina, web editor della cucina italiana. Ciao a tutti, buon lunedì. Oggi sono qua con Olivia, che è la mia bimba. Aspettiamo che Instagram, si colleghi, con tutti voi. Ciao a tutti. Oggi ci vedo un po' meno, forse dovevo prendere gli occhiali. Pazienza, non li ho presi. Ormai siamo qua. Li vado a prendere Vuoi andarli a prendere tu? Dai, valli a prendere tu. Dai. E la mia assistente Olivia oggi. Oggi, come avevamo annunciato nelle varie stories, mi sentite bene? Sono senza auricolari, non so se mi sentite bene. Come? Grazie. Come vi avevamo annunciato nelle varie stories, oggi siamo con Beatrice Prada in diretta con noi, che adesso aggiungo alla diretta, per fare le famosissime garden focaccia, gardenscape focaccia, le chiamano in tanti modi. Hai detto gambe, stai tu faccio. E Ok. poi hai detto gambe. No, gambe, garden. E quindi abbiamo già preparato la nostra focaccia noi. Ve le faccio vedere perché poi quando aggiungerò Beatrice, non so se riusciremo a farvi vedere anche tutti i nostri ingredienti. Abbiamo preparato la base della nostra focaccia Infatti e già oggi si con Beatrice, che è vedono. la nostra food stylist, che cucina benissimo, però soprattutto si occupa dell'immagine. Dei piatti, dello styling del nostro giornale e vedremo appunto come decorare la focaccia, la garden focaccia. Vediamo se trovo Beatrice intanto vi saluto, ciao, ciao, ci sono un sacco di amici. Vediamo un po', Bea, sai che non ti vedo. Boh, Bea, se mi metti un commentino ti trovo perché sono un po'... lontana, è un po' ciccata. Eccola qua. Ecco Beatrice, aggiungiamo. Cosa sta facendo la mia Olivia? No, ho Da fatto la... No, niente, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Track, vediamo un po'. Adesso aggiungiamo Bea, eccoci devo qui. Brava, rimettere brava, giusto, mettete tanti like, brava. Vedi quante ne stanno questi bimbi. Ok. Ciao, Eccoci, eccoci. buongiorno. Anch'io Ciao. sono qua con la mia assistente, Bene. Cameraman. Oggi Brava, brava. sono con i camera. Esatto. Esatto. Siete pronte? Siamo prontissime. Guarda, Siamo. adesso Anita Oggi. fa la funzione cameraman e vi fa vedere che siamo Abbiamo. pronti anche noi. Sali sulla Ah, tua tutto un postazione perché noi ci set. siamo strutturati alla grande Yes. proprio. Fantastico. Allora, Io non senti, vedrò Bea. nulla di quello che accade, ve lo dico. Io spero di sì. Sì. Però sono qua. Sì, la gestione camere è complessa. È Allora, complessa, senti, sì, decisamente. parliamo di questa cosa, Bea. Non so se riesci a sentirmi bene. Sì, ti sento. Aspetta che stavo guardando un po' i commenti. Intanto, allora, faccio un po' fatica a leggere i commenti, ma poi tra un po' mi avvicino e li leggo tutti Faccio insieme. Marina. Intanto, raccontiamo un po' cos'è questa garden focaccia. Cioè, è un trend che è spopolato, diciamo, nell'ultimo mesetto su Instagram. Noi l'abbiamo già fatta sia sul sito che appunto qua su Instagram, ne hai fatta una bellissima tu. Ed è di fatto una focaccia che viene decorata con... Eccola! Eccoci qua, Adesso signore. Adesso ci viene finché parliamo un decorata con attimo, ci facciamo vedere. verdure varie, andando a comporre quindi un paesaggio. La cosa, secondo Esattamente. me, fondamentale di queste garden focacce, che ne ho viste tante online, non Sì. tutte proprio mangiabili. Quindi Certo, no, noi ci teniamo ovviamente invece molto che anche, come dire, il gusto ovviamente è sempre, come dire, il protagonista, per cui ci siamo preparate, ma in modo che appunto che poi tutto risulti assolutamente gradevole. Peraltro, quella che noi abbiamo pubblicato ce la siamo sbaffati tutti alla grande, all'aperitivo e vi garantisco che era assolutamente buonissima. Prima di tutto perché vabbè, la cura nel fare l'impasto della focaccia e ovviamente, no? Io sono partita ieri sera perché avevo lavorato con per lievito noi. madre, per cui ho impastato tutto ieri sera, abbiamo lasciato lievitare 12 ore, eccetera. Ma e quindi siamo pronti per la prima versione che è quella salata più, diciamo, più allineata a quei trend che abbiamo visto in giro. La proposta che io volevo farvi oggi, se abbiamo tempo, di farne due versioni e farne una anche dolce, leggermente dolce, perché ho trovato anche un po' di frutta, la focaccia comunque è un impasto abbastanza
neutro, se non si aggiunge troppo sale, soprattutto nella fase del primo impasto, ma contiene anche appunto lo zucchero, il malto. Io nel caso ho messo il malto e la patata, e quindi penso che si presti bene anche per una versione dolce con la frutta e i fiori, proprio perché siamo nella stagione perfetta, maggio, e quindi ci proviamo. E nella versione dolce volevo utilizzare, al posto dell'olio che va in abbondanza a condimento della focaccia, volevo utilizzare uno sciroppo, e poi dopo, quando passiamo a quella fase, vi racconto tutto come faremo, come procederemo. Ok. Tu sei pronta, Sabi? Cominciamo. Guarda, con le verdure? Abbiamo già steso la focaccia in questa teglia qua che ci veniva comoda oggi. Abbiamo fatto un impasto con un 30% di farina integrale, così abbiamo fatto questo esperimento oggi che non avevamo ancora provato. Ok, perfetto. E abbiamo un po' di ingredienti. Vi dico intanto cosa abbiamo preparato noi, così... Brava! Io mi metto all'opera nel frattempo, poi vi racconto. Basilico fresco, cipolle, funghi, poi questi taccole, abbiamo preso un po' di taccole. Fantastico! Ecco, poi le olive. Esatto, anch'io quelle ce le ho. Ho le zucchine, che a me piacciono sempre tanto, dei pomodorini di diversa forma, anche uno dei pomodori fondamentali di queste focacce, secondo me, è che con la stessa verdura, facendo dei tagli leggermente diversi, ottieni anche delle forme e quindi la possibilità di fare delle decorazioni leggermente differenti. Abbiamo preso anche dei peperoncini, perché abbiamo visto che si prestavano bene per fare delle forme di fiorellino. Esattamente, quelli ce li ho anch'io. Ho preso i friggitelli. Uguale, anche noi friggitelli, visto, neanche se possiamo. E io stavo proprio pensando che il friggitello, questo peperoncino verde, sì, in realtà si presta perfettamente per fare l'effetto fiorellino, come dicevi tu, se lo taglio a rondelle, così, sì. Ok? Adesso questo comincio a prepararlo, così ce l'abbiamo. Ma si presta anche per fare l'effetto stelo o tronco, che dir si voglia, nel caso si abbia bisogno di avere una forma più allungata, o si desideri avere una forma più allungata. Certo. Che aiuta... Allora, aspetta che qua facciamo un po' di pulizia, che lui è un po' pieno di semini. E senti, intanto taglio anch'io un po' di cose, sono stata abbandonata dalla mia assistente. Ecco, perfetto. No, io spero che la mia invece resista e non mi abbandoni, perché sennò non so neanche come fare a filmare, perché quello è l'aspetto più complicato. Comunque, vedi che già qua noi con la stessa verdura otteniamo due tagli diversi e possiamo farle due usi diversi sulla nostra focaccia, e questi ci dovrebbero bastare. Bea, ma tu adesso la focaccia hai già messo l'olio sopra o l'hai lasciata così, perché non la vedo bene? Allora, io mi sono lungamente confrontata con tutti i tecnici della redazione, compreso Brendan Altorp, il nostro art director, che è un panificatore della primissima ora, nel senso che lui panifica da sempre, soprattutto è specializzato in pizze e focacce. Siccome l'altro giorno ho visto che ne ha postata una pazzesca, allora gli ho chiesto anche a lui, e lui è arrivato alla conclusione che l'olio per lui conviene metterne il meno possibile in fase di impasto, perché rallenta comunque un po' la lievitazione, quindi metterne poco, invece metterne in abbondanza alla fine. Per cui io mi sono già portata avanti, ho unto la teglia e quindi sotto già una percentuale di olio c'è, gliene ho già aggiunto un po' sopra, comunque l'impasto, quando lascio riposare, tende ad assorbire molto. Poi io non so voi, ma a me la focaccia piace bella con l'olio, per cui poi anche per condire le verdure, per cui non ho esagerato prima, per poter comunque aggiungermene un bel po' in fase di finale,
in modo che anche le verdure poi risultino ben condite, perché altrimenti sennò rimangono un po' superficie. Sì, anche noi praticamente abbiamo fatto lo stesso nell'impasto iniziale. Io vabbè, ho fatto un pollice ieri sera, che poi ho rimpastato questa mattina senza olio, e poi all'ultimo giro di impasto ho aggiunto un po' di olio e sale che ho messo per ultimo. Adesso esatto, ho messo il sale appunto, no, prima di stenderla, e lo mettiamo già un pochino sopra. Olio, vuoi mettere tu? Dai, metti qui. Esattamente, ma anch'io, guarda, alla fine ho fatto così, anche perché poi nell'ultima lievitazione che ho dato prima di fare le pieghe, sì, questo è un po' morbido, lo lasciamo lì. Senti, vado avanti un po' anche a tagliare. Intanto, Bea, che impasto hai fatto tu con lievito madre ieri sera? Allora, io ho fatto due impasti leggermente diversi, perché ho fatto un impasto, questo che vedete qua, che è fatto con una farina zero e una parte, una percentuale di semola di grano duro, di semola rimacinata, che mi piace molto proprio come gusto. Poi appunto, vabbè, ho messo l'acqua in una percentuale circa 75% della quantità di farina per idratare bene, il lievito madre, il malto che aiuta tanto, e una patata bollita, schiacciata, perché... è un impasto che assomiglia un po' a quello della pizza varese, e la patata aiuta tantissimo a dare corpo, però proprio anche sofficezza proprio alla focaccia. Infatti se la inquadra e vede, ci sono proprio delle belle bolle che sono, cioè la lievitazione è bella completa. E invece questo altro impasto che adesso vi faccio vedere, questo è fatto solo con la semola rimacinata. Ah, ok. Okay. Con lo stesso procedimento, le stesse quantità, ma solo semola rimacinata. Vado avanti anch'io. Io volevo, aspetta, perché questo. Io volevo svelarvi subito un piccolo trucco. Io adoro le erbe aromatiche, mi piacciono da pazzi, sono uno strumento di, come dire, di styling, il mio preferito in assoluto, e se tu le tieni coperte con un pezzo di scottex, di carta assorbente bagnato, sì, loro resistono alla grande e durano molto bene. Quindi adesso mi prendo fuori dal frigo, intendi? Ah, ma che bello, ma tu hai dei fiori di zucca lì? Eh sì, perché sono riuscita a trovare i fiori di zucca, poi ho una piantagione di nasturzi in balcone, eredità di un servizio fotografico, e quindi ho anche i fiori di nasturzi, qualche germoglio, del finocchietto, dell'erba cipollina, e poi ho il mio preferito, che è questo fiore di prezzemolo, perché ho sempre una piantina di prezzemolo che mi è andata a fiore e la amo molto, e come decorazione mi piace moltissimo. Quindi adesso io ho fatto un po' di rondelline di zucchina, qualche giro di pomodoro, poi ho fatto qualche friggitello, adesso volevo invece dedicarmi al cipollotto e alla cipolla, perché io ho preso due tipologie di cipolle diverse. Sì. A me piacciono moltissimo le cipolle nella focaccia, e quindi volevo la cipolla, ci è scappata a noi. Fa niente, amore, taglio io le cipolle. Allora io taglio le cipolle. Eccoci, allora. Dicevi che tu hai preso due cipolle diverse. Io ho preso due cipolle diverse perché ho trovato queste fresche, bellissime, belle rotonde, e che secondo me tagliate a sezione vengono una meraviglia. E poi invece col cipollotto, anche questo lo tagliamo, adesso vediamo come, se in quarti o in bastoncini più sottili, per dare un po' di sviluppo verticale, così okay, possiamo comporre proprio delle decorazioni. A me piace da pazzi la cipolla, io la focaccia con la cipolla è una delle mie cose preferite, per cui non lesino, ecco, diciamo, tanto poi in cottura. Allora, vediamo intanto, prendo un attimo il telefono, vedo se ci sono delle domande. Eccoci qua. Ciao a tutti, ci sono un po' di saluti. Ah, quanta gente c'è.
c'è Jacopo Salvi, c'è Brenda. Ciao Jacopo, ciao Brenda, il grande mentore di focacceria. Proprio, focaccerie, pizze, Jacopo, ciao Jacopo, quanto tempo. Allora, vedo veramente tante persone che ci stanno seguendo, tutti, vabbè, tutta la redazione e poi tanti altri. Domande, vedo che non ce ne sono, chissà se qualcuno sta preparando la focaccia con noi. Se la state preparando, teneteci un po' aggiornati, magari più tardi, quando le pubblicate, ci taggate, così le pubblichiamo tutti quanti insieme. Certo. Ok, allora possiamo andare avanti, visto che non vedo... Vediamo, qua... cuoricino da parte di Olivia. Ok. Eccoci qui. Vediamo se riesco a non fare il casino. Eccoci qua. Tanto è praticamente impossibile. Io stamattina stavo pensando che vorrei due cucine in questa casa, una per lavorare e una per vivere. Perché ovviamente diventa... Ovviamente anche noi per poter fare questa micro inquadratura abbiamo dovuto smontare tutto, praticamente fare un trasloco. Ah, vedi, tu i cipollotti quindi li hai tagliati un po' in verticale così? Sì, io li taglio un po' così perché mi piace, era un po' la struttura anche molto simile a quella della focaccia che avevo già realizzato l'altro giorno. La cosa bella secondo me è trovare un'alternanza, una bella armonia tra degli elementi che si sviluppano in verticale e invece degli elementi che rimangono più puntuali, più anche a forma rotonda, a forma di, appunto, di fiore, che richiamino un po' appunto la forma del fiore. E, quindi il cipollotto, diciamo che a parte, vabbè, la stagione ci è assolutamente dalla nostra perché... c'è tutto freschissimo, ci sono un sacco di primizie, per cui anche di cipolle se ne trovano forme, misure, dimensioni per ogni gusto. Tra l'altro, appunto, prima dicevi del fiore del prezzemolo che è molto bello, però in generale tutte le piante aromatiche in questo periodo che fanno i fiori sono stupende. A me questi fiori, l'erba cipollina, sono bellissime. Esatto, io guarda, ho un'erba cipollina, purtroppo ho un fiore... ma che ancora non è sbocciato. Sì, dovevamo farla domani la diretta. Domani pubblichiamo un po' di foto di fiori, di piante aromatiche, perché ce ne sono veramente di belli. Anche l'aglio fa dei fiori molto belli. Guarda, l'aglio ce l'ho. L'hai. Eccolo. Ce l'ho perché è stato un regalo che mi è stato fatto e che io custodisco da qualche giorno in frigorifero, appunto nello Scottex, perché così resistono anche i fiori più delicati, è fantastico proprio. Dai, un bel trucco. Puoi iniziare a mettere qualcosa sulla focaccia, amore? Voglio mettere i semini perché tipo che hanno piantato qualche pianta. Ah, va bene, mettici anche i semini, va bene. I semini del peperone che fanno. Mi sembra giusto. Allora, a questo punto, io ho preso anche degli asparagi. Ah, ok. Che... Sì, li ho visti spesso nelle garden focacce. Allora, a onor del vero, stamattina non ho avuto tempo di sbollentarli, ma con ogni probabilità, per rendere la focaccia più gustosa, è molto meglio dargli una sbollentata prima. Questi sono proprio molto fini, per cui potrebbero andare bene lo stesso, la cottura potrebbe essere ottimale ugualmente. In più io ho l'ambizione di tagliarli, vediamo se riesco senza affettarmi un dito. Ecco, se io per esempio le taccole questa mattina le ho sbollentate perché avevo sì, perché rimanessero troppo coriacee. Esatto. Questi piccoli accorgimenti sicuramente aiutano al gusto. Io non ho avuto, lo ammetto, non ho avuto tempo stamattina di sbollentare. Cioè, ripeto, questi sono talmente fini che non è un problema, ma se poco poco uno trova degli asparagi un po' più di calibro un po' più grosso, è meglio passarli prima qualche minuto nell'acqua bollente con salata, così rimangono belli verdi. Faccio l'insello con un pomodoro. Brava, Olivia sta già decorando la sua garden focaccia. Molto bene, io arrivo tra poco. Sì, tranquilla. Noi chiacchieriamo un po'. Esatto. Fai anche le foglioline, metti le foglioline. Oh, direi che così bastano. Allora, di cose da mettere qua ne abbiamo tantissime. Vediamo un po' come...
perché noi abbiamo fatta una un po' piccolina. Io parto, vado. Sì, vai. Inizio a lavorare così lo vediamo insieme a te come la componi. Allora, vediamo un po'. Questa avevo quasi l'intenzione di fare come una cornice con il cipollotto, a girarle tutte intorno. Ok. Qua ovviamente è tutto estremamente a gusto, a sensibilità, come più vi piace, se volete fare una decorazione più astratta, oppure invece volete proprio fare una composizione vera e propria. Ecco, io quasi quasi questa la terrei proprio solo nell'angolo, così facciamo una cornicina in quest'angolo qua. Ne ho viste guardando sui social, ne ho viste molto creative, alcune che riprendevano per esempio i quadri di Van Gogh. Sì. Tutti i girasoli. È vero. Ne ho viste proprio di belle. Ovviamente quello che dicevamo prima del fatto che comunque devono essere, cioè la composizione creativa è bella, è divertente, e ovviamente aiuta anche nel momento della degustazione, un piatto divertente, bello, così ci piace. Certo. Però deve essere sempre un po' a servizio giusto. Questa cosa qua secondo me è un po' anche ritorna anche molto nel ricettario della cucina italiana, no Bea? Assolutamente. La ricerca che noi facciamo, che faccio io, va bene ovviamente con tutti gli chef e tutti i cuochi bravissimi che passano dalla cucina, è proprio esattamente quello, cioè l'obiettivo è proprio quello di rappresentare ogni preparazione al meglio delle sue possibilità e nel modo più chiaro, anche perché è sempre bello in un piatto poter leggere gli ingredienti di cui è composta la ricetta. E quindi diciamo che è proprio il fattore estetico, deve essere però sempre funzionale a raccontare com'è la ricetta veramente, non deve mai prevaricare, non deve mai essere, come dire, un esercizio di stile fino a se stesso. È chiaro che in questo tipo di preparazione è più facile, ci si può concedere più libertà, eccetera, perché comunque è solo una composizione, però se ci pensate comunque l'elemento di gusto è assolutamente importantissimo e ovviamente deve essere gestito con un certo equilibrio, no? Non può essere diversamente. Allora vediamo. Io mi sono anche uno dei miei strumenti prediletti, l'unico strumento che ti concedo, sono le pinze, che alle volte in cucina fanno molto molto comodo. Un'altra cosa che cambia molto in questo tipo di composizione è la pressione che si esercita sull'impasto con gli elementi che si aggiungono, perché l'impasto ovviamente più premi, più l'impasto tenderà a inglobare l'elemento, e quindi il risultato sarà diverso, ci possono essere delle forme che rimangono più aeree e delle forme invece che automaticamente diventano molto più, cioè molto più appartenenti all'impasto stesso. Poi un'altra cosa, per esempio, io qua ho due bolle che mi piacciono moltissimo e adesso con queste simpaticissime anelli di focaccia vorrei cercare di inquadrarle per sottolinearle il più possibile, ok? Quindi anche tu sei fiorellino, amore? Sì, bravo, fammi un altro. Non so dove possiamo metterlo, forse potremmo stenderne un'altra nel frattempo noi. Ecco. Questa qua è troppo piena, va bene. Intanto vi facciamo vedere la nostra, vediamo un po', che era un po' piccolina. Ciao, saluto Olivia, vediamo un po'. Ciao. Ok, eccoci qua, eccola qui. Ecco, questa è la nostra prima, che è rotondina, un po' piccola, quindi si è riempita molto in fretta.
È caduto il tuo fiorellino di cipolla. Eccoci qua. Ok. Adesso quasi quasi, visto che ne abbiamo un'altra, ne stendiamo un'altra velocemente. Cosa dici? Sì, voglio farla dove la focaccia. Allora, questa possiamo, magari ne mettiamo un po' di olio sopra e un po' di sale anche. Cuociamo i funghi. Qua mi servono degli altri fiorellini che faremo con questi simpatici pomodorini un pochino più piccoli. Ti appoggio, posso? Non lo so, aspetta che cerco anche. Stai qua a fare assistente, io vado a prendere un po' di sale. Eccoci qui. Vogliamo metterlo in. Bravo, mettilo tu, sale. Io le mani tutte unte. Brava, ancora un pochino. Entrata tutto nelle unghie. Ah, che bella! Guarda quella di Beatrice, che bella che è. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Certo. La mia preferita è la nostra. Ah sì. Certo, mi sembra giusto. Bisogna difendere le proprie scelte estetiche. Allora, intanto vediamo un po'. Ok. Fai vedere come metto il sale. Sì, amore, metti il sale. Vediamo se c'è qualche domanda qui. Allora, ci chiedono se alla fine di tutto dobbiamo spennellare con l'olio. Allora, io devo dirti che l'ho messo così un po' in abbondanza sopra. Forse sì. Effettivamente alcune verdure, quelle meno infossate, diciamo, nella focaccia, vale la pena di una spennellata, no? Sì, dipende dagli strumenti che uno ha a disposizione, sì. Ovviamente. Se uno ha un pennello, ben venga a utilizzarlo. Un'altra cosa che si può fare, anzi che è meglio fare secondo me, invece di usare, cioè dare un giro d'olio e va bene, però poi preparare una salamoia con olio e acqua per, come dire, per poter idratare e condire senza appesantire eccessivamente. Tipicamente nella focaccia questo tipo di salamoia si usa sempre come condimento. Sì, è vero. E per cui quello secondo me è molto comodo. Allora, in questa zona mi manca assolutamente del rosso e quindi possiamo lavorarci con questo pomodorino. Io ho trovato dei pomodorini che mi piacciono moltissimo, che sono, hanno delle forme un po' gibbose, adorabili. E questi possono essere utilizzati diversamente dai pomodorini tondi. E questo come mettiamo? Decisamente in 3D. Io che devo fare? Amore, adesso se hai pazienza un attimo io stendo un'altra focaccia e ne puoi decorare un'altra. Cosa dici? Sì, ma posso farla io? Sì, facciamo un po' di spazio qua. Vediamo. Su quale spazio c'è? Senti, Bea, tu che l'hai già fatta, accorgimenti in cottura? Ma allora, gli accorgimenti in cottura in realtà sono molto più legati alle verdure che si mettono, quindi fare attenzione che le verdure che devono proprio raggiungere un buon grado di cottura, cioè devono essere cotte completamente, abbiano più o meno tutte non lo stesso tipo di taglio, ma lo stesso calibro, cioè non mettere dei pezzi di cipolla troppo grossi perché potrebbero risultare poi indigesti se non cuociono perfettamente, e idem anche le zucchine, tagliarle sufficientemente sottili in modo tale che si cuociano molto bene. È ovvio che questo discorso per i pomodori, per esempio, che normalmente si mangiano anche crudi, vale un pochino meno, quindi magari il pomodoro ci si può concedere di lasciarlo con un taglio un po' più abbondante, mentre invece appunto gli asparagi, per esempio, che anche quelli necessitano di una cottura per ammorbidirsi, che abbiano un calibro non eccessivamente grande, perché altrimenti non si cuocerebbero sufficientemente bene. Okay? Io adesso ho acceso il forno nel frattempo. Brava, io ancora no, perché sono in ritardissimo col mondo, però mi piace. Cos'è che dico? Scusa, intanto leggo qualche commento. Certo. A che piano sistemate la teglia in forno? In tutti i miei processi di panificazione ormai adotto sempre la stessa strategia, cioè
la metto nella metà più alta del forno, ok? I primi minuti. Sopra la metà del forno. E in cottura, siccome io lavoro con un forno a gas, perché è quello della mia cucina, metto sempre un pentolino di acqua per mantenere più umido l'ambiente, perché il forno a gas ovviamente secca molto, perché comunque la fiamma viva all'interno del forno, quindi tende molto a seccare, e per i lievitati invece è indicato l'idratazione del forno, l'umidificazione del forno. C'è un suggeritore fantastico. È suggeritore, dopo due mesi e mezzo che mi vedono panificare, esatto. Hanno capito tutto e sono ovviamente diventati bravissimi. Ok, senti, intanto che finisci l'ho quasi finita, io direi, sempre arrivare al momento del dicevi corno. Che volevi provarne a fare una dolce anche. Sì, adesso ci mettiamo, perché ho pensato, vabbè, intanto le focacce dolci ovviamente esistono abbondantemente, sono buonissime, e ho pensato appunto che si può sostituire, vediamo questo, aspetta che sto per mettere il mio pezzo forte, il mio preferito in assoluto, che dobbiamo assolutamente trovargli un posto dove lo si veda sufficientemente bene. Eccolo qua. Okay. Allora, sì, pasticci senza glutine, che è una delle nostre lettrici, ci chiede se gli asparagi sarebbe meglio svolentarli prima. Sì, ecco, sì, come dicevo... Diciamo di sì. Bea stamattina non l'ha fatto in tempo, però quelle verdure che mi sembrano più coriacee, comunque con una fibra un po' più forte, sarebbe meglio dare una svolentata. Io, per esempio, le taccole questa mattina le ho svolentate, poi Bea non l'ha fatto in tempo, ma credo che l'asparago tagliato così sottile in realtà... Sì, esatto, diciamo che ho cercato di, come dire, di ovviare al problema del fatto che non sono stati sbollentati, un po' perché erano gli asparagi quelli molto fini, molto sottili e piccoli, per cui già, come dire, partivamo abbastanza avvantaggiati, non erano degli asparagi troppo grossi, non erano, come dire, troppo coriacei già di loro. Però sì, ovviamente se uno nel dubbio è sempre meglio dargli qualche minuto, ma proprio qualche minuto in acqua bollente, salata, in modo che mantengano bene il verde, è sicuramente meglio. Mentre invece le zucchine no, per esempio, non penso che sia assolutamente necessario farlo. Questo volevo tagliarlo. Vabbè, anche perché la zucchina, diciamo che anche un pochettino cruda, cioè con un secco così, è molto buona, cioè, soprattutto in questo periodo. Poi dipende, sì, esattamente quello che dicevamo prima. Cioè, adesso è un momento di primizie molto esatto, fresche, cioè, non a caso questo trend è partito adesso, perché sì. Comunque diciamo che tutto quello che è verdura di stagione è assolutamente al massimo delle sue possibilità, ovviamente. Allora, così non mi dispiace, metterei qualche fiorellino. È veramente molto molto bella. Speriamo che vi piaccia. È l'unica cosa sulla quale non mi sono preparata. Ci ho pensato a tutto, ma poi non ho fatto assolutamente mente locale sulla struttura che avrei voluto darle, eccetera. Beh, credo che questa focaccia si presti proprio al fatto di poter... All'improvvisazione, certo, perché dipende anche appunto da ogni verdura, ed è la cosa meravigliosa del cibo che non ti stanca veramente mai, è il fatto che le forme magari si ripetono, ma ogni verdura poi quando tu la tagli ha un taglio diverso, prende delle caratteristiche diverse, puoi arrivare a prevedere, ma fino a un certo punto, cioè il movimento di un cipollotto... Se va a sinistra o se va a destra, non lo puoi prevedere finché non l'hai tagliato. E quindi, come dire, l'improvvisazione deriva anche proprio da quello che ti viene offerto dall'oggetto stesso, che tu sei nel momento in cui lo tagli, nel momento in cui lo prepari, nel momento in cui decidi dove disporlo e come metterlo, no? E questo è l'aspetto. Ti faccio un piccolo riassunto, perché vedo che qualcuno ci fa delle domande. Allora, semplicemente...
ognuno con la propria base di focaccia, scegliete un po' voi come preferite farla, già un po' condita di olio perché è più facile, la verdura fresca, non condita, quindi niente sale, niente olio sulle verdure, poi le condiremo in realtà già sulla focaccia, semplicemente o con una salamoia o aggiungendo l'olio come più vi piace, il sale sopra. Quindi le verdure crude, oppure se ci sono delle verdure particolarmente coriacee, come possono essere gli asparagi, le taccole, magari... Oppure se vi piace anche il pomodoro più cotto, preferite il pomodoro più cotto, vedete un po' voi, nel senso, quelle che vi sembrano più adatte alla cottura, le sbollentate prima e le mettete sopra la focaccia già sbollentate, in modo che poi non abbiano bisogno di tempi magari più lunghi, più che altro che non siano troppo sbilanciate, verdure troppo cotte, verdure invece molto croccanti. Anche se poi anche diversi bilanciamenti, forse l'unica è la cipolla che dà un po' fastidio se cruda. Sì, questo è l'altro impasto di focaccia, però aspettiamo un attimo a stenderlo, Olivia, perché adesso Beatrice finisce la sua, le mettiamo in forno e poi ci fa vedere un po' velocemente, magari perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Certo, ovviamente. ci fa vedere come fare invece una versione dolce, perché è molto curiosa farvi vedere, perché in giro ancora non ne ho... Infatti io ho notte tempo, come ci siamo sentite ieri, ti raccontavo, ho cercato, come dire, un modo per aggiungere un contenuto in più, no? Allora, la mia è pronta, io l'ho fatta, a me così piace, sono soddisfatta, spero piaccia anche a voi. La metto da parte e tiro fuori il dolce, va bene? Ok, perfetto. Intanto fai vedere come si toglie la focaccia se è appiccicata. Va bene, adesso facciamo vedere la focaccia che sta... Io vorrei 8 cucine, ve lo dico, perché una sola non mi basta. Va bene. Va bene, adesso il mio operatore mi ha abbandonato. Adesso... Allora, io qua, eccomi qui. In realtà, allora, eccoci qua. Sì, l'ho fatto vedere che sta impastando, bravissima. Bisogna girare per togliere la focaccia. Va bene, Olivia. La mia intanto ormai sta andando per la sua strada, invece. Magari potresti andare sul tavolo del salotto a farlo questo lavoro, ok? Eccoci qua, guarda. Allora, quindi adesso, scusatemi. Piccole distrazioni qua familiari. Abbiamo fatto la versione salata, Beatrice ci fa vedere che con lo stesso impasto di focaccia, quindi un impasto comunque leggermente salato, però contiene lei ha usato il malto, spessissimo si usa un po' di zucchero, il malto, il miele. Eccomi qua, scusa. Facilitare la lievitazione, ma che comunque dà quella punta di contrasto leggermente dolce agli impasti in generale di pane, focacce, pizze. E con lo stesso impasto facciamo la versione garden, però dolce. Che frutta hai lì con te, Bea? Allora, sono preparata. Telefono che così... Noi abbiamo soltanto... Tutto. Allora, vai dall'alto. Per questa versione dolce io mi sono preparata così. Vi spiego tutto. Allora, l'impasto, come dicevamo, ho delle fragole, del limone, delle rose non trattate, ovviamente che i fiori bello. Sono perfetti per questo tipo di decorazione, attenzione sempre che siano edibili, quindi che non siano trattati, quindi meglio da giardino dove sapete, conoscete bene le provenienze, ecco. Poi ho trovato in balcone della menta, okay, che mettiamo qua, e poi delle mitiche violette fantastiche. Ah, che belle. Faremo un mix di fiori e frutta. Comincerei con tagliare qualche fragola, alle quali, ahimè, bisogna togliere il picciolo, che è uno degli elementi di decorazione che io amo di più, però purtroppo non lo mangiamo. E quindi, ovviamente, neanche da dire che tutto quello che va messo sulla focaccia e nel piatto in generale deve essere tutto
edibile. Quindi è tutta sulla mia unghia. Ok, che belle quelle rocce che sei riuscita a prendere, Bea. Come? Bellissime rose. Quelle rose. Dai, guarda, sono state un regalo di un giardino. Molto bello. Perché è proprio la stagione perfetta, sono meravigliose. Adesso dobbiamo decidere, perché questa è proprio improvvisazione, per cui dovrò smontarle qualcuna per forza. Perché messe intere, pur nella loro bellezza, non funzioneranno bene. E al posto della salamoia di olio, io ho preparato due sciroppi, cioè per sostenere ancora un po' di più l'idea di questa focaccia dolce, invece di spennellarla alla fine con l'olio e il sale, io la spennellerò con questo sciroppo di rose e con questo sciroppo che invece è uno sciroppo di zenzero e lemongrass, okay? Ok? Per cui poi vorrei anche aggiungere qualche fetta di limone tagliata il più sottile possibile in modo tale che sia gradevole quando la mangi e sapori che vengono ripresi dai due sciroppi con cui condiremo poi l'impasto, che saranno la nota. Senti, lo sciroppo con lemongrass come lo hai fatto? Allora, lo sciroppo con lemongrass l'ho fatto mettendo in infusione lo zenzero, il lemongrass con l'acqua e lo zucchero. Non ricordo esattamente le proporzioni, comunque ottieni circa mezzo litro di sciroppo mettendo un paio d'etti di zenzero, 6 bastoncini di lemongrass belli puliti e tagliati a metà, 700 di acqua che poi dopo si riduce, non ricordo esattamente lo zucchero quant'era, ma non era neanche tantissimo. Beh, poi comunque va un po' anche a gusto anche quello, ovviamente. Assolutamente, assolutamente. Adesso ci dedichiamo subito a questa rosa meravigliosa che io per prima cosa, guarda, facciamo così, che partiamo da qua. Scusami, che mi è partito. Ciao Amanda, ciao Geppo, bello che siete qua anche voi. Sono venuti un po' di amici a salutarci. Ciao oggi. A tutti, poi me la riguardo questa diretta perché io non sto vedendo assolutamente nulla, purtroppo. E quindi voglio riguardarla tutta. Comunque, ciao a tutti quelli che ci sono e che partecipano. La cipolla è sotto al tavolo. Ah, brava, raccogli l'amore. Aspetta. Ok. Io tenterò questo di smontarlo così com'è. Ah, ok. Allora, per chi si è collegato adesso, vedo per esempio Sfornati che si è appena collegato e ci chiede, abbiamo preparato una garden focaccia, che è un po' il trend di questo momento, se ne vedono tante qua su Instagram, che noi l'avevamo già pubblicata, quindi abbiamo decorato una focaccia insieme. Prima abbiamo fatto una versione salata, sia io che Bea, e adesso Bea ci sta proponendo una versione della garden focaccia, però dolce, quindi con la stessa base di focaccia, ma decorata con frutta e fiori e praticamente invece che l'olio o comunque la salamoia che utilizziamo per condire la focaccia classica, due sciroppi diversi, ne ho fatto uno di lemongrass e zenzero e l'altro di rosa, giusto? Esatto, allora attenzione, io ho usato uno sciroppo aromatizzato perché, vabbè, perché ce l'avevo e perché ero... Mi piaceva l'idea di dare appunto un profumo, ma in realtà può essere tranquillamente uno sciroppo solo di zucchero, per cui non c'è bisogno di fare cose troppo complicate. In realtà questa idea era partita, mi sarebbe piaciuto moltissimo utilizzare anche il sambuco, che in questa stagione se ne trova veramente tanto, è molto facile e lo sciroppo di sambuco è molto diffuso ed è buonissimo, ma purtroppo a Milano dopo le piogge dell'ultima settimana il sambuco è stato assolutamente devastato e divelto e quindi non se ne trovava più. Mi è venuto in mente che avevo appunto questo sciroppo di rose e quindi ho pensato di utilizzare quello, però appunto, certo, si può tranquillissimamente usare uno sciroppo di zucchero e basta.
Il limone che mi piacerebbe provare a inserirlo è ovviamente un limone non trattato della costiera italiana di Amalfi, e la buccia è molto 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 profumata e bisogna cercare di tagliarlo il più, come dire, più sottile possibile, esattamente, perché altrimenti diventa veramente un po' fastidioso, un po' troppo amaro. Però questo, ve lo dico, è un po' un esperimento, per cui andiamo per tentative, ma è il suo bello, ecco. Certo. Nonno, dopo queste carte, la mi parti. Sì, va bene. Certo, Olivia, dopo la gadda e focaccia l'abbiamo i piatti, giusto? Sì, ecco, questo è l'aspetto meno piacevole della situazione intera. Sì, ecco, effettivamente in queste settimane di quarantena, fase 1, fase 2, ormai siamo entrati in una fase 3 praticamente. Esatto. Abbiamo cucinato tanto, stiamo ancora cucinando tanto, che è la cosa bella, che ci piace. Esatto, ma soprattutto abbiamo lavato tantissimi piatti. Tanti piatti, tante volte la cucina, e forse quello... Diciamo che è l'aspetto meno piacevole, però è bello anche prendersi cura delle proprie cose, ci si riorganizza un po' così. Certo è che, non lo so, almeno noi siamo in 4 in casa e le esigenze di tutti sono difficili da conciliare, anche in cucina. Stamattina io ho bandito chiunque dall'entrare in cucina. Sì, anche non potevano fare colazione, cioè hanno un po' protestato i miei ragazzi, però poi sono stati bravi, se ne sono fatti una ragione molto velocemente. Ma devo dire che il mio figlio più grande, che è nell'altra stanza a fare le video call di scuola, è passato più volte da questa mattina alle 8:30 a mangiare cose di vario genere. No, Olivia, vai pure di là, vai. Vai di là. Vai di là che ci sono papà e Gabriele. Sì, l'ho visto alle 8:30 del mattino mangiarsi le olive e i pomodori. Certo. Sono sul tavolo. Esatto. Se sono sul tavolo, quindi si può, dice Anita, giustamente. Sì. È giusto. È molto, molto bella, Bea. Vi piace? Sì. Questa è proprio l'invenzione... Devo dirti che l'improvvisazione ti viene veramente bene. È una delle nostre caratteristiche fondamentali, ecco, saper improvvisare. Adesso gli mettiamo anche 2 violette. Queste sono un pochino più difficili da gestire. Sono curiosa di vederla poi finita, poi più tardi. Quando le sforneremo faremo un po' di foto. Esatto. E pubblichiamo, magari pubblichiamo proprio questa versione dolce che non abbiamo ancora visto online. Assolutamente. Grazie, amore. Allora. Ah, poi io avevo preparato anche per questa versione dolce, avevo preparato delle mandorle. Adesso qua ho fatto ovviamente un macello che è da basso e sposterò tutto. Al lavaggio piatti, metto tutto al lavaggio piatti, no? Poi dopo i miei assistenti esatto, metteranno tutto in ordine, certo. Allora, Le mandorle da tritare? Sì, volevo fare, io adoro le mandorle con la buccia e mi piacciono moltissimo, e mi piacciono moltissimo tagliate a lamelle così sottili. E secondo me su questa focaccia possono aiutarci anche a dare proprio così un punto croccante che è sempre piacevole da incontrare, ecco. Intanto ho messo la mia focaccia in forno, così alla fine della diretta i miei possono non lamentarsi dell'occupazione cucina e mangiare. Esatto, assolutamente. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto che finisci, Bea, faccio un po' di riassunti generali. Allora, per chi ce l'ha chiesto nel weekend, un po', ci sono arrivati un po' di messaggi, la nostra challenge di cucina è finita. Quindi abbiamo, dopo le nostre 5 settimane di ricette così, abbiamo concluso e sono state pubblicate tutte le foto più belle, tutti quelli che ci hanno taggato. E quindi questa cosa si è conclusa, però stiamo andando avanti con altre cose. Intanto queste dirette del mattino
alle 11, ci trovate sempre qua. Stiamo un po' alternando, ci sono gli chef della scuola di cucina che adesso sono un pochettino più impegnati perché la scuola avrà un po' di novità nelle prossime settimane, poi vi teniamo aggiornati anche su quello. E ci sono sempre i nostri corsi digitali di cucina online, quindi la nostra scuola di cucina in questo momento ha tutta una componente digitale molto importante, per cui potete iscrivervi ai nostri corsi gratuitamente per 3 mesi. Sono 80 lezioni divise per categorie, quindi dalla pizza, i primi piatti, i sughi, pesce, carne, dolci, cioccolato, c'è veramente di tutto. E praticamente con gli 80 corsi vi fate un bel corso base di cucina che prende tutti gli argomenti possibili. E questo è gratis, dovete andare soltanto su corsidigitali.lacucinaitaliana.it/freepass e così vi potete iscrivere. E poi continuano appunto le nostre dirette la mattina e il pomeriggio alle 17.30 con il nostro direttore Maddalena Fossati, con gli chef dalle ristoranti di tutta Italia, che tra l'altro sono vicini alla riapertura, quindi ci racconteranno questa fase, come sta andando e cosa, come stanno affrontando questo cambiamento molto importante. E che altro? Vediamo un po' se mi sto dimenticando delle cose. No, niente, per il resto siamo sempre qua online, quindi se avete anche curiosità, se vi piacerebbe vedere qualche ricetta, scriveteci. Cos'è che ci dicono? Ci ho provato, ma se sono residente all'estero non funziona. Allora, sì, per chi è residente all'estero, effettivamente i corsi digitali sono su una piattaforma italiana, quindi hai fame, amore. Allora, prenditi le albicocchine, tieni. Bene, non le vuole. I corsi sono per la piattaforma italiana, però c'è una buona notizia perché tra poco, non vi posso dire ancora la data, però è questione veramente di giorni, sarà pronta la piattaforma per della cucina italiana US, che è l'altro nostro sito fatto in lingua inglese. Sì, Olivia, puoi prenderlo, vai. Sì, puoi andare di là a fartelo aprire. E quindi poi potrete accedere, anche chi all'estero potrà accedere a quell'altra piattaforma, quindi ci sarà anche questa nuova opportunità. Intanto Beatrice ha fatto un giardino fiorito esagerato. Cosa ci stai mettendo? Allora, adesso vi racconto che cosa ho finito di, con che cosa ho finito di mettere. Ho messo le mandorle tagliate a lamelle. Dopodiché ho messo un po' di zucchero di canna, perché comunque un po' di caramellizzazione anche per aiutare un po' il dolce della focaccia, e ho messo, a mio gusto perché a me piace tantissimo, un pepe che si chiama pepe timut, che è un pepe che profuma di pompelmo, per cui è molto 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 agrumato e molto poco intenso come pepe, per cui è veramente, a me piace tanto proprio. E adesso invece con un pennello che prendo qua volevo passare un po' di sciroppo, ok? Ovviamente bagnare un po' l'impasto, ma soprattutto per vedere come viene fuori, perché qua non abbiamo la minima idea, vedere i fiori, perché questo è proprio un esperimento alla grandissima, cioè, certo, certo. Stiamo tutto in diretta. Certo, più cattivo di tanto non verrà, magari. No, no, ma sicuramente. Ma no, sarà fantastico. Sarà veramente buonissima. E vi terrò aggiornati, ovviamente. Assolutamente. 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 Senti, Bea, quindi noi adesso mettiamo in forno le nostre focacce. Sì? A che temperatura? Allora, io l'ho messa a 220 per... a seconda anche della dimensione di quanto è alta la focaccia, per cui almeno mezz'ora, dopo mezz'ora controllate, ma va almeno 40 minuti, 45 minuti ovviamente, poi è veramente, cambia tantissimo da forno a forno, e certo, soprattutto cambia dallo spessore della focaccia nella teglia, certo, ovviamente, perché qua sopra quello che deve cuocere realmente è evidentemente solo l'impasto, per cui in realtà è quello che va gestito al meglio. È veramente bella, stanno arrivando una serie di commenti, uno più bello dell'altro. Vi piace? Dai, sono troppo contenta, veramente. Sì. Almeno mi sono impegnata. È molto molto bella, davvero. Ok, eccoci qua, finita. Bellissima. Allora, corro a scattarla anch'io. Eccomi qua, scusate, mi sono tornata.
Eccoci qua. Dai, così ci salutiamo. E... allora, intanto grazie mille. Poi, appunto, ricordo a tutti che la diretta rimane salvata qua su IGTV, quindi ve la potete riguardare. E poi più tardi vi facciamo vedere il risultato di questa cosa, facciamo un po' di foto, seguiteci nelle stories e qua su Instagram. Certo. È molto carino. Questa versione dolce è veramente bella, Bea. Grazie, sono contenta. Vederò anche se è buona. Ecco, il mio cameraman mi farà anche da sé. Esatto, ecco, voi fate un piccolo video di degustazione della focaccia dolce. Va bene, grazie mille. Grazie a tutti a voi. Che ci hanno seguito, grazie anche ad Anita e Olivia è scappata. È Olivia che è scappata, ma è stata per fin troppo paziente. Eccola qua. Ciao, ciao a tutti, ciao. Buon pranzo e buon proseguimento. Ciao. Ciao. Eccoci qui. Allora, intanto Bea è andata, io vi faccio un ultimo saluto, vi auguro una buonissima giornata, un buon lunedì e una buona settimana. E continuate a seguirci alle 17.30, l'altro appuntamento con il nostro direttore. Un bacio a tutti e buon pranzo. Ciao!